tutte queste persone hanno il diritto di essere messe in condizione di lavorare in sicurezza, anche perché noi abbiamo avuto un'ecatombe al nord, ma non è ancora finita. Io sono terrorizzato di cosa potrà accadere se questa ecatombe, se questo virus si trasferirà nello stesso modo al sud, perché l'ecatombe sarà ancora più grave. Quindi, per cortesia, lucidità, buonsenso, smettiamo di fare facili ironie e mettiamoci tutti insieme, perché come italiani sappiamo che riusciremo a vincere tutto e vinceremo anche questa. E che la primavera arriva un po' in ritardo, ma arriva, e che noi tutti insieme, se diamo un contributo, ciascuno facendo uno sforzo, ora ciascuno sta facendo un piccolo sforzo nel suo, ce la faremo. Però, per favore, su certe cose come le mascherine, meno ironia e più efficienza. Come Italia Viva presenteremo un'interpellanza e un question time per sapere come mai non sono ancora arrivate, cosa è successo dal 21 gennaio quando si è scoperta l'emergenza in Cina al 21 febbraio quando si è scoperta a Codogno, e cosa è successo dal 21 febbraio che si è scoperta a Codogno fino ad oggi. E questo argomento dovrebbe portarci a fare una riflessione. Io non discuto della conferenza stampa di ieri e dei sorrisini di quella conferenza stampa, penso che sia stato un errore e vabbè, andiamo avanti. Vorrei però fare una proposta concreta, operativa. Bisogna che la protezione civile si faccia aiutare e ci aiuti a capire come stanno davvero le cose su questa benedetta vicenda delle mascherine. E in questo è fondamentale che il Parlamento recuperi il proprio ruolo, perché il Parlamento non è che può stare a casa come sono io in questo momento, tutti i parlamentari, perché non ci riuniamo nemmeno. Guardate, questo passaggio è molto importante. In tempi di guerra, quando c'è la guerra vera, il Parlamento è l'unica istituzione, non l'unica, che rimane aperta. Questo è un elemento importante, la democrazia non chiude mai.